Allora, il brano che inizia questa sera il nostro viaggio all'interno delle colonne sonore dei più grandi film inizia proprio con la prima canzone che è stata ospitata nel primo film sonoro della storia. Sentitela, Suoni, che è una canzone di George Gershwin. George Gershwin, autore importantissimo anche di musica sinfonica, oltre che di canzoni, in questo caso forse di canzonette. Allora, Suoni entra nel primo film sonoro nel 1927. Si intitolava Il cantante di jazz ed era interpretato da Al Johnson. Curioso, Al Johnson era nel film un ebreo che voleva cantare jazz, ma sapete, jazz era musica soprattutto del popolo nero e così si travestiva di nero, vedrete nel filmato originale dell'epoca con la faccia tinta di nero e cantava questo Suoni che è stato un grandissimo successo, il più grande successo di Gershwin, che permise a Gershwin di fare così tanti soldi e così che poté dedicarsi con calma alla scrittura di grandi capolavori sinfonici come la Rhapsodia in Blu, come l'Americana a Parigi, come il concerto in fa minore per pianoforte. Quindi apriamo proprio col primo film sonoro della storia, Suoni, il cantante di jazz. Buon ascolto a tutti. Nicola Piovani su 7 candidature. Pensate che Morricone, che non aveva ancora avuto neanche un Oscar, purtroppo rimase un po' male di questo immediato successo di Nicola Piovani, che non era ancora così famoso. E quindi questa sera proponiamo il tema principale della Vita è Bella, trascritto proprio per orchestra d'archi. Nicola Piovani, La Vita è Bella. Thank you.
Ora, il brano che è in programma si intitola Trubiani Waltz, ovvero Valzer. È stato scritto da un nostro amico, grandissimo compositore, anche violoncellista, che ci ha sentito suonare, pare Giancarlo, lo ringrazio ancora per averci invitato l'8 settembre a San Giuseppe da Copertino, era con noi nella fila dei violoncelli, ragazzo brasiliano di grande talento, grandissimo compositore, ha scritto durante il suo corso di perfezionamento di studi a Martin Music College, dove noi siamo ospitati a questa bellissima struttura a Senigallia, e ha scritto un brano per sonorizzare un documentario dedicato a Valerio Trubiani, marchigiano, maceratese, grande scultore, e per far chi non tutti lo conoscerete, ma una delle sue opere più conosciute è il Tagliafuoco del Teatro delle Muse, quella splendida opera in metallo sbalzato, che è la sua specialità, a decorazioni con il ferro, eccetera. E questo documentario è stato sonorizzato con questo bellissimo valzer da Matteo Brandau. Non è ancora uscito ufficialmente, quindi stasera vedrete alcune immagini tratte da questo documentario in anteprima. Tra l'altro Matteo Brandau, questo ragazzo brasiliano, è stato colui che ha curato gli arrangiamenti delle colonne sonore che sentirete nella seconda parte di questo concerto, quelle dedicate soprattutto a John Williams. Quindi grande opera di arrangiamento e trascrizione. Per questo lo ringraziamo e lo salutiamo dal Brasile che ci sta seguendo in streaming. Davide Moretti al violoncello e Lazza Noi alla viola solista. Questa sera sentirete suonare i nostri ragazzi, molti di loro seguiranno anche con piccole parti solistiche, ruoteranno in varie posizioni, perché proprio l'idea di questa orchestra è dare a tutti il più possibile spazio in base anche al loro talento, alle loro possibilità. Quindi stasera li vedremo suonare e ruotare in varie posizioni. Intanto ne ho presentati due, mano a mano vi presenterò tutti quanti. Ora andiamo avanti con un pezzo famosissimo, l'Adagio di Samuel Barber. Forse così, nominato così, molti non
non lo conoscono, ma in realtà è nell'orecchio di tutti quanti. È stato il brano di musica classica che detiene il record assoluto di utilizzazione nei mass media, in particolare nel cinema, ma anche in documentari, in servizi televisivi, che c'era l'11 settembre di qualche anno fa, e in tutti i servizi televisivi c'era sempre questa data di barbe struggente che sottolineava quello che era successo alle Torri Gemelle a New York. Insomma, da un'attenta analisi sono saltati fuori ben 57 tra documentari e film che hanno utilizzato la data di Samuel Barber, che è un compositore americano della metà del Novecento. Aveva scritto questo adagio per un quartetto di archi ed era il movimento centrale. In realtà non ebbe il quartetto un grande successo, finché non lo ascoltò proprio Arturo Toscanini, grande direttore, che era in America in quel periodo. Toscanini convinse Barber a trascrivere l'adagio scritto inizialmente per un quartetto di archi, cioè due violini, una viola e un violoncello, a trascriverlo per l'orchestra di archi. E poi lui lo eseguì e lo incise anche con un'orchestra di 100-110 elementi, e grazie a questa intuizione di Arturo Toscanini che è diventato il brano più famoso di Samuel Barber, e forse il brano più famoso della cosiddetta musica colta americana. Questa sera ve lo proponiamo proprio in quella riedizione, appunto, curata dallo stesso Arturo Toscanini. Buon ascolto. Thank you.
Vedete scritto Palladio Jenkins. Allora, Carl Jenkins è un autore compositore scozzese che nel 93 scrisse un motivetto a noi tanto, tanto conosciuto perché è girato in un spot televisivo per 10 anni circa. Era un diamante per sempre in una famosa casa di diamanti. Dopodiché nel 1995 decise di utilizzare quella cellula melodica per inserirlo in un concerto grosso dedicato a Palladio. Perché Palladio? Perché Palladio per lui rispetta le proporzioni armoniche e matematiche che giocano un grande ruolo sia nell'architettura che nella musica. Non a caso la musica era parte del quadrini. Quindi musica e matematica, musica e architettura. Affascinato dalle ville vende di Palladio che vedrete scorrere, scrive questo concerto grosso del quale eseguiamo il movimento centrale. Allora lui si rifà ai concerti grossi dell'antichità, del periodo barocco, come struttura, come organizzazione dei tre movimenti, uno largo e due veloci, nell'utilizzo del concertino, cioè un gruppo di solisti, avremo Fatma, Alice e Alice. Avremo un'altra Alice e una Cecilia che faranno parte di quel piccolo gruppetto che suonerà da solo in certi punti e poi ci sarà il tutti orchestrale, appunto per questo il concerto grosso, grosso perché c'è un piccolo gruppo e il gruppo grosso, grande, che si aggiunge. Si rifà questo schema, ma in realtà il suono, quello che c'è dentro, oltre alle proporzioni geometriche, se guardate la partitura, è veramente strutturato proprio come la villa palladiana alla quale lui si riferisce, vedrete proiettata. Ma nelle sonorità, siamo ormai nel Novecento, fine del Novecento, ormai è successo di tutto, c'è lo swing, c'è un certo tipo di suonare gli archi con una certa rovinità, c'è stata una grande epoca, ma come il neoclassicismo segue il grande caos e la confusione del barocco, il minimalismo nel movimento a cui si ascrive Carl Jenkins semplifica di nuovo quello che è stato, pur mantenendo le strutture del passato. Ed ecco che esce fuori questo pezzo che ha un grandissimo successo normalmente sul pubblico, che noi ci divertiamo veramente tanto ad eseguire. E quindi per voi, Palladio di Carl Jenkins. Thank you.
presento il concertino e passa Audi. Alice di Monte. Alice Rossinelli, poi gli altri mi presento piano piano. Alice Baranzi, abbiamo 5 Alice qua. Cecilia Mazzoni. La Davide per aver citato una scelta. Qua un altro grandissimo evangelista, si chiama Manfred Rotondi. Poi piano piano per il progetto tutti. Adesso, visto che abbiamo ospiti tra i minori conventuali, visto che questa serata è in beneficenza per aiutarci a rifare l'altare maggiore, qual è il film più famoso su San Francesco d'Assisi? Fratello Sole, Sorella Luna. Pensate che questi ragazzi qua, che sono tutti millennials, e più li frequento e più mi sento vecchio, molti di loro non l'avevano mai sentito, quindi è stata anche un'occasione per farlo scoprire a loro, che ma quando fa questa la conoscono tutti, nessuno di loro conosceva, pochissimi, quindi è stata anche un'operazione di riscoperta culturale di quella che è la nostra cultura francescana. E comunque Franco Zeffirelli è scomparso tra l'altro anche quest'anno, e la Corale Borroni, storica nostra compagine polifonica, diretta dal grandissimo maestro Riccardo Lorenzetti, questa sera, anche solo per un brano, è stata così gentile di unirsi a noi e darci la possibilità di eseguire una versione curata dallo stesso Riccardo Lorenzetti, scritta appositamente per noi, Fratello Sole e Sorella Luna. L'autore, pensate, Rizzo Ortolani, forse molti non lo sanno, ma è pesarese, quindi musica marchigiana in onore di San Francesco d'Assisi. Prego la Corale Borroni un po' prendere parte.
Salvatore, il fiore all'occhiello della città di Oggi. E il maestro Riccardo Rezzetti che addirittura si è messo tra i tenori o tra i tenori? Tra i tenori, eh? Grazie, grazie, grazie a te. Ora facciamo un brevissimo intervallo di 5 minuti, non di più, per sgombrare un attimo il palco e ripristinare per il gran finale dedicato a John Williams e la sua tetralogia di Hollywood. Non serve a niente perché vedo che è già pronto. Adesso la seconda parte sarà un pochino più brillante, un po' meno impegnativa dal punto di vista dell'ascolto, e andiamo sui grandi successi dei grandi film. Allora, Pirati dei Caraibi, quanti? 4-5 film, grandissimo successo. Pensate, è stato ispirato dal parco divertimenti Disney, io pensavo fosse da che romanzo, invece proprio dall'attrazione Pirates of Caribbeans nei Los Angeles parte divertimento della Disney, ha ispirato questi 5 film sui Pirati dei Caraibi. Questa è una originalissima orchestrazione per soli archi, sapete c'è grande spiegamento di forza di strumenti a fiato, invece qua solamente gli archi, un pregevole arrangiamento, non del nostro amico Mateus, ma comunque interessantissimo, poi tutti gli altri saranno di Mateus, quindi Pirati dei Caraibi. Thank you.
scena, vieni qua. Adesso vi presento la più piccola del gruppo, che entra e esce, perché è così piccolina che non è riuscita a preparare tutti i pezzi, ma questo qua l'ha studiato e l'ha fatto benissimo. Serena, niente, ti saluta il pubblico. 10 anni di vista. Prenderà poi per un altro. Il prossimo brano non è un film, non è una serie televisiva, ma la serie televisiva più seguita di tutti i tempi, Game of Thrones, ovvero Il Trono di Spade. Ha vinto una serie di premi, penso su 150 nomination in America per le serie televisive, sembra che ne abbia vinti circa 75. E tra l'altro detiene milioni di record, tra i quali il record di essere la serie più piratata di tutte quante, perché in Italia va in onda su Sky. E ha creato un giro di pirateria incredibile, insomma. Tra l'altro si è conclusa, i ragazzi si lamentano perché si è conclusa male, cioè il finale non è stato molto gradito. Molto gradito invece è la colonna sonora, che ormai è diventato un must tra i giovani, popolarissima. È stata scritta da un autore sconosciuto, si chiama nome impronunciabile, Game of Thrones. Thank you.
avevo presentato Manfred, Davide, e poi abbiamo Manuela, che è la nostra psicologa, cioè veramente, è il nostro supporto psicologico. Cioè lei nella vita, oltre a suonare il violoncello, tra l'altro è una passione incredibile, è iniziato a suonare il violoncello da grande, no? Non da bambina. E nel frattempo faceva gli studi da psicologa, adesso ci segue, pensate, da Pesaro, viene a fare le prove con noi, e mi offre un grande sostegno psicologico, la ringrazio. Ringrazio sempre. E continuiamo con la sezione di Bassi, il giovanotto più rumoroso che però sta migliorando, è quello qua, quello col ciuffetto, e Mattia Previati d'Ancona. Studente del liceo musicale Rinaldini, nel quale io ho l'onore di essere docente. E poi abbiamo Pierpaolo, il ragazzo rosso, pensate, viene da Pescara. Allora, insieme al nostro gruppo. E lì c'è anche un terzo contrabbasso, addirittura tre contrabbassi. Alberto Chioni, chitarrista e contrabbassista, anche lui studente del liceo musicale Rinaldini. E poi come tradizione offriamo un benvenuto in grande stile a chi si unisce per la prima volta alla nostra orchestra. Siamo un'orchestra d'archim, come avete sentito all'attacco di Game of Thrones, c'era qualcosa di nuovo, c'era una percussione. Allora, un bravissimo percussionista, anche lui studente del liceo Rinaldini di Ancona, che si chiama Nicola Luberti, pensate, viene da Montegranaro e tutte le mattine si alza alle 5 per andare a scuola ad Ancona. Quindi l'applauso, facciamo ancora più grande. Questo anche per sottolineare che la musica in Italia nella scuola, permettetemi questa riflessione, è un po' da tanto, un po' da 40-50 anni, è molto molto poco considerata, molto poco insegnata. Però nonostante questo, nonostante l'assenza delle scuole medie è stata tolta a molte scuole superiori, c'è ancora chi fa tanti sacrifici per studiare la musica a livelli professionali. E lo fanno con quei pochissimi licei musicali e scuole di indirizzo musicale medie che ci sono in Italia, perché ce ne sono veramente poche. Allora, se qualcuno viene da Montegranaro, qualcuno viene da Ieri, qualcuno viene addirittura da Arcega, al nostro liceo di Ancona, perché solo due ce ne sono in regione, vuol dire che allora questa passione c'è nei ragazzi e che qualcuno ancora, nonostante lo schiacciamento delle istituzioni, lo cerca. E allora questi ragazzi vanno doppiamente incoraggiati e visti come, a mio parere, degli eroi che fanno sopravvivere la cultura musicale in Italia, perché fuori dall'Italia non è così. Jurassic Park, noi che siamo dell'altro secolo, abbiamo visto nel 93 la prima volta i dinosauri che si muovevano, per loro in acqua fresca, che è un dove sia dinosauro, però per noi è stato un grande evento, 1993 la prima volta che abbiamo visto i dinosauri, e quella melodia che ci ruota in testa, a me perlomeno, tra tutte queste, quella che non mi fa dormire la notte è proprio la melodia di Jurassic Park, scritta da John Williams, pensiamo il più grande compositore vivente attualmente, secondo me, americano. John Williams ha scritto la maggior parte delle colonne sonore che trovate in circolazione nell'architettura, veramente un grande genio, molto colto, compositore e sapiente, anche direttore d'orchestra. Pensate alla Boston Symphony, d'estate diventa la Boston Pop Orchestra, cioè suona sia sinfonico ad altissimi livelli che musica da film, diretta proprio da John Williams, è quello che facciamo nel nostro piccolo nome, per carità non sono John Williams, ma loro sono la Boston Senigallia Martin Music College Orchestra.
Che esistono orchestre che girano il mondo suonando la colonna sonora di Harry Potter sotto i film proiettati. Esistono, lo fanno a Roma, lo fanno un'orchestra di Roma Cinema, gira tutto il mondo suonando solo la musica mentre i dialoghi sono nella pellicola. Pensate quanto è importante questa partitura che ha fatto John Williams sul film di Harry Potter. Questo ovviamente, come l'altro, è un medley dei temi più importanti, dell'ingresso a Hogwarts, eccetera, eccetera, eccetera. Prende un po' i diversi film di Harry Potter, che sono, mi pare, 5 o 6, e ancora la storia non è del tutto terminata, se non sbaglio. Allora, Harry Potter, come vedete, il gruppo ruota. Adesso vi volevo presentare questa sezione qua, che è la sezione dei violini secondi a nessuno, questo è il nostro motto. E qui abbiamo Alice Barani, che questa sera è capofila, eccola qua. Che presentata. Poi abbiamo quei due che ti spicciano sempre, che sono Sasha e Daphne, tutti qui, da Pianello, Valdesina, dove c'è un grande rivale di violinisti, e Sasha che viene a Senigallia, che è la nostra sfida di un attimo di college. Poi invece abbiamo Giuseppe D'Amico, Osimano, e studente in Francia, però. E Chiara Lati, sempre da Senigallia. Allora pensate, Giuseppe questa sera è sempre la sessione, poi la nostra violinista, Osimano, Sofia Maracci, che si è infortunata stasera, mannaggia, ha lasciato un buco per Giuseppe, si è prestato a saltare, cambiare sezione al volo, quindi grande incoraggiamento, perché l'aveva provato di qua e si è trovato in parti tutte diverse, allora è importante. Grazie Giuseppe.
Avete visto che talenti? Alice Di Monte viene da noi da Porto San Giorgio. Un solo molto impegnativo. Grazie. Andiamo avanti con Indiana Jones e Guerre Stellari, che saranno gli ultimi due brani. I due, Indiana Jones e Guerre Stellari, hanno molte cose in comune. Entrambi vengono da un'idea di George Lucas, entrambi hanno la musica di John Williams, entrambi sono interpretati da Harrison Ford, perlomeno i primi episodi di Guerre Stellari. Quindi ecco qua un medley tratto da Indiana Jones, le più belle melodie interessanti, lungo e complesso per noi. Grazie. Thank you.
Alice Di Monte che ha fatto altri bellissimi soli, Martino Giulianelli è sulla strada Sinigaglia. Bravissimo. E colgo l'occasione per ringraziare anche Bruno Giovanelli, che è papà di Martina, che sta facendo le riprese questa sera, che ci serviranno per promuovere questo concerto. Già gioccano importanti gli altri. E Alice Agostinelli, che abbiamo presentato per prima, sempre da Monte Marciano. Qui altro first violin, Nico Rovinelli d'Ancona, studente del liceo prima di un'insegnante e dell'Accademia Musicale di Ancona, per il violino. E Gaia Mazzoni da Pianello Vallesina, anche lei da Pianello Vallesina, territorio nel quale fioriscono violinisti. Era dietro che il ragazzo riccioluto e il più famoso portiere della Vallesina, prestato al violino, che è Gabriele Corinaldesi di Santa Maria Nuova. Che tra un allenamento e l'altro di calcio riesce anche a trovare il tempo per il violino. E ho lasciato per ultime le viole. Sapete, le viole sono la sezione forse meno conosciuta degli strumenti ad arco. E io, dicevo musicale Nardini, guarda caso insegno la viola, anche se soprattutto sono violinista, ma mi diletto con entrambi gli strumenti. E allora il medley di Star Wars, che iniziamo, che vi proponiamo come ultimo brano della serata, che è più particolare perché è un brano per il quale John Williams ha dato tutto agli ottoni, ci sono uno spiegamento di ottoni, basso tuba, 8 corni, 7 tromboni, qui ce n'è neanche uno, eppure non mancano, fanno tutti gli archi. E il medley si apre con il tema affidato alle viole, che adesso ve le presento. Una è Alice Montesi e viene da Iesi. Naomi Nazar e viene da Ancona. Marina Carla, Tomei, che viene presa ancora, ma bruxellese. Allora sappiamo la psicologa, sappiamo il fisioterapista, che è macro, dopo che è un test di incelizia, che riesce a fare anche il studio da fisioterapia, quindi non mancava anche l'infermiera. Cioè abbiamo un'infermiera nel caso in cui qualcuno, dopo 5-6 ore di prova consecutive, si sia funzionato. Marina, che è violista, è anche infermiera. E poi abbiamo Viridiana, altra studentessa del liceo musicale Rinaldini. Con un solo di viola, per quale sono molto orgoglioso. Si conclude questo concerto dedicato alla musica da film, che si conclude con la tetralogia di John Williams, e l'ultimo è Star Wars. Thank you.
semplicissimo saluto. Io ringrazio gli amici del Rotary. Dopo che li avevo cercato di coinvolgerli in questa avventura, perché abbiamo avuto i fratelli Tarli che ci hanno massacrato tutta la zona del presbiterio della Basilica, con il timore che invadessero i banchi, i confessionali e il coro, e di fatto sono già arrivati anche lì. Allora abbiamo dovuto correre ai ripari e i fratelli del Rotary, avevo cercato così insieme ad altri amici di coinvolgerli. Poi c'era stato del silenzio e io, maleducato sono stato, vedendolo in sagrestia, il presidente, dico: mi avete lasciato proprio solo. E lui mi ha detto: no, non è così. E di questo vi ringrazio sentitamente proprio. Noi tutte le mattine alle 7 celebriamo una messa sulla tomba di San Giuseppe da Copertino per tutti coloro, amici, benefattori, che seguono la nostra vita, le nostre opere, e in questo ci siete sicuramente anche tutti voi che ci date una mano. Noi vi ringraziamo anche a nome della mia comunità, e quindi, visto che non ci rivedremo con molti, io vi auguro già fin d'ora buon Natale. Però vi dico una cosa importante: quest'anno sono 800 anni che noi frati siamo a Osimo. Siamo stati lasciati da San Francesco nel 1220 di ritorno dalla Terra Santa, e vorremmo celebrare quest'anno. Abbiamo cominciato con il celebrare la partenza di San Francesco. Quest'anno celebreremo la nostra presenza a Osimo, 800 anni. E credo sia una storia bella e dobbiamo un po' raccontarla. E Alessandro mi darà una mano, l'assessore alla cultura mi darà una mano, e penso che anche il Rotary non si tirerà indietro per ricordare questa nostra presenza. Grazie di cuore a tutti e buonissime cose. Presidente del Rotary. Io non volevo intromettermi perché avete fatto tutto voi, quindi grazie, siete stati veramente meravigliosi. Quindi sarà un'avventura da replicare sicuramente, con i Rotary, senza Rotary, perché sicuramente dei giovani che amano la musica e trasmettono questo entusiasmo fa felici noi rotariani, ma soprattutto penso il pubblico e Osimo. Grazie ancora. Grazie davvero a Rotary per averci invitato ed averci messo a disposizione un teatro così bello. E io sono osimano, quindi ci tenevo particolarmente, ma anche loro hanno apprezzato tantissimo, perché comunque per noi è la prima volta in un teatro ufficiale così, in una serata così. Abbiamo suonato in chiesa, abbiamo suonato in rassegne importanti anche di musica classica. Saremo presenti di nuovo a Cinematività Nova Classica, Piano Festival, in marzo. Torneremo ad Osimo, alla cattedrale, per il tradizionale concerto, gran concerto di Natale con le voci bianche provenienti dalle varie scuole di Osimo, un progetto al quale credo molto mandate i vostri bambini a cantare con noi, perché appunto il maestro Lorenzetti ci ha preparato degli arrangiamenti apposta per cantare i canti di Natale con una corale, con un'orchestra e con un coro di voci bianche. Stiamo sensibilizzando le scuole sia ad Osimo che ad Ancona, il 28 ad Osimo e il 29 ad Ancona, dicembre. Quindi vi aspettiamo là. E ringrazio appunto il Rotary nella persona di Lorenzo Pangrazia, che avete visto adesso, il presidente precedente, che era Fatti Pozzo di Valle Fulvio, che aveva iniziato le operazioni per questo concerto, che si è concretizzato poi con il cambio di presidente. Un grazie speciale a Pasquale Romagnoli, che ha curato la comunicazione, presidente della Fondazione Rotary, che organizza, diciamo, materialmente questi eventi, che purtroppo stasera non è potuto essere con noi. Noi lo salutiamo perché è stato preziosissimo, ha seguito tante cose, non ultimo il bellissimo manifesto che avete visto in giro per la città, che ha fatto contentissimi i ragazzi. Grazie a Bruno Severini, non so se c'è stasera, che appunto ha curato il manifesto e anche il programma di sala. L'assessore Pellegrini, che vedo in prima fila, grazie Mauro Pellegrini per esserci sempre vicini. Poi Bruno Giulianelli e consorte per le riprese, la Corale Borroni diretta dal maestro Riccardo Lorenzetti. Sono ancora rimasti dietro le quinte, poveri ragazzi. Ragazzi, vi avvicinate, veniteci a salutare, dai. Avvicinate in maniera informale anche, non importa, però
è importante. Qua da qualche parte c'è il presidente della Marche Music College che ci ospita, che è una sovrastruttura della scuola di musica Bettino Padovano, che è una delle scuole civiche della regione che fa tanto per promuovere la cultura musicale che, come dicevo, nella scuola pubblica è un pochino poco considerata. Quindi la scuola di musica Bettino Padovano in Senigallia è Marche Music College, nella persona di Samuele Garofali e Ilenia Stella, che è il presidente della scuola. L'ASSO, servizi per il teatro, è la grande gentilezza per mettercelo a disposizione. C'è un ragazzo là dietro, Stefano Belli, socio Rotary, che ha fatto un lavorone con i filmati, perché la prima volta che andavamo in diretta con i filmati, e credo che sia stata una cosa molto suggestiva, io mi distraevo guardando quelle belle immagini che mi ricordavano grandi film e grandi emozioni. Stefano Belli, dove sei? Volevo salutarti. Eccolo qua, grazie. Vieni. Grazie a tutti. Ecco il coro per Borroni. Ora venite a sentirci insieme ad Osimo il 28 e il 29 ad Ancona, a dicembre. E... oh, guarda che bello. Oh, che miseria, mamma mia. E grazie a tutti, ai ragazzi che fanno grandi sacrifici. Pensate che studiamo spesso di domenica mattina, quindi chi si sveglia alle 5 per andare a scuola viene anche la domenica mattina a fare le prove. Questo è segno di grande passione. Grazie a tutti i genitori che li seguono e li portano sempre con noi. Non ultimo ringraziamento a mia moglie, che ogni volta che c'è un concerto così io sparisco da casa per 3-4 giorni e non mi vede più mattina, pomeriggio e sera. Quindi a volte si occupa anche dei figli quando io non ci sono, e quindi quello non è proprio da dimenticare. Grazie. Abbiamo ragazzi che vanno dai 10 anni ai 20, ai 25, dai conservatori, tante realtà unite da una sola grande passione, la musica e questi spettacoli bellissimi. Grazie, siamo pieni anche fino al terzo ordine. Questi ragazzi, ricordiamocelo. Vi facciamo un bissettino, chiudiamo con Star Wars e non se ne parla più. Ho portato l'arma segreta, guardate qua. Thank you.